insieme una settimana. Noi insieme una settimana, perché rimane più in giro. Esatto, qua fra una settimana ci lasciamo. E poi perché detto vediamo, se vediamo si spoglia. Come dire, tra una settimana comunque vada. Comunque vada ci lasciamo, ecco. Era scritto. E lui? Tipo di no. Ma perché no? Perché ha detto che mi vedeva come una ragazza termine. Ti vedeva come una da sposare per sempre, però intanto neanche quella. Però no, tu sei per sempre, no? Per sempre, non di niente. Io l'ho fatto 2 giorni. Ho trovato una che c'è stata per 2 giorni. Cioè c'è stata nel fare il gioco. Sì, sì. Beh, dopo mezza giornata c'è stata la crisi della settima ora. E gli ho detto, voglio mezz'ora, proviamo a non sentirci neanche la seconda. Poi tutto si rimpicciolisce. Era tipo, dove sei stata 2 minuti fa? Non è più come la prima volta. Noi abbiamo fatto l'amore pochissimo, mediamente, in 2 giorni, non è che io comincio a una certa, insomma. Che sei russo tra la prima e la seconda, prezzo. No, e quindi ho fatto 2 giorni, a Parigi però, quindi era una bella botta. Sì, sì. Adesso voi, ci sono gli uomini. Per trovare ragazzi che volete fidanzarvi con me. Ma quello lì dietro di te con la ferma, capisci? Com'è il piccolo piatto di te? E quanti anni ha il cugino? Anzi, 21 in 2 giorni, non risponda. Io ho 21 anni in un weekend, cioè. L'ultimo proprio a vapore. Fabio! Se mi pare il quadrato. Poi, contenta di ciò. L'hai proposto tu a un altro. Ma come? Io ho detto che non mi sono... Ma quando l'ho detto? Sì, tu dici. Ma quando l'ho detto? Ma non ascoltate, non mi dico che sei stato... Fabio, abbiamo mandato un'email aziendale dicendo che il nostro gruppo stava a Roma. Tutti ci odiano perché Fabio vuole presente i nostri pranzi. Oddio. Ora, ascolti, io tu sei andata a casa di questo ragazzo. Avete fatto 4 sì, a un certo punto ho fatto... Okay. A un certo punto ho fatto la figa e ho detto, scusa, io me ne vado. E lui perché non ha detto, no guarda, posso andare via. E lui? Ciao. Non sei innamorato? Okay, ciao. Non sei innamorato? No, mi ha detto ciao. Per e sempre? Ma te lo squillo quando arrivi a casa. A me sembra che ha un po' preso la palla al basso. No, no, ci va. Però da vittima. Ah sì, perché sei andato, allora basta. L'assicuratore? No. Aspetta, io te lo sto braccando, non è finito. Non è, guarda, in questa parola si è capito il significato, è anche un po' di terra. Ma è orologio biologico? No. Mi sento già sotto l'orologio biologico. No, infatti è un volo, questo è no, ma io non ho mai detto da io rimango a dormire. Oh. Tu sei uomo! Ma no, ma rimangono anche le donne, rimango, come fai a fare l'amore con uno e poi va via? No, tu hai detto no, non bisogna mai andare a dormire, perché per quando si sveglia... Non mi ricordo quando ho detto questa storia. Ma allora tu scrivi! Io non ho mai scritto un mail, non mi andrei a casa. Ma non ci scrivi! Poi stai alla lama, gli dico che ti ascoltiamo, oh, senti che hai detto Gino Abbio Volo, fantastico! Ma era la prima volta che stavi da dormire. Eh sì. Va bene andare. Per lo meno dire vado via e vedere se lui ti dice no rimane. E lui ha detto no rimani, ho fatto la figa, ha detto no. Dentro di me ha fatto dice no. Ma io non l'ho mai detto. Guarda. È stato studio approfondito. No, scusa. Smettere di scrivere i libri. Io non mi ricordo di aver detto questa cosa. Uno, io, no, non scrivere no, uno deve fare, ti prego, ma non ci va, no. Non ci sono delle regole, devi fare quello che ti sei, ma tu saresti rimasta? Eh beh sì. Ma tu...
fare? Voi si vede, ancora qua questa. Faccio la figa, me la tiro. Vabbè, ma chi c'è? Dai, chiama, ci parlo io, dico che sei. E io certo, guarda, io lo devo pensare di te. E lui ha detto, dai, chiami. Dopo gli chiedo, dopo me lo passi, mi scusa non è tuo. E poi l'ultima cosa, i jeans li hai comprati o no? No. Vabbè. Però ma tu dici le cose, non le fai. Non sei più un guru, guarda. No, ma non voglio esserlo.